Izzo, Paolo Antoni, Carolina Rei e Mina Fo, prego. Non ancora, ma ci sarà. La stanza inclinata, reunion al parco. Biagio Izzo, il giovane. Francesco Paolo Antoni, il vecchio. Carolina Rei, l'eterna. Mina Fo, il palestrato. Questo che tu vedi è il parco giochi della tua infanzia. Pensa, ci giocavi ormai 70 anni fa. Non ero neanche uno spermatozoo. Guarda, tu sei ancora uno spermatozoo. Bene, dai. Ti emozioni e piangi rivedendo il tuo parco giochi di 70 anni fa, perché tu ti commuovi, guarda. Ho già commosso. Guarda. Dopo 70 anni, tornare in questo baby park, ero un baby, anch'io ero un baby, ma sono un bobo, ma prima ero un baby. E quindi è stata tutta la mia gioventù. Tutta. Qui ho fatto le prime. Vabbè. Ti commuovi. Non so commosso. Di più. Puoi capire, quell'altalena, quanti avanti e indietro, quanti, come si dice? Dondoli, quanti dondoli? Quanti te, mi ho dondolato tantissimo, con tutti i miei amici che non vedo più da... Nonostante gli anni, sì. Tu vuoi fare il giovane, sei molto giovanile, sei molto giovanile. Sei sempre stato il burlone, il buffone della comitiva. E cacci via la tristezza con l'ironia. Ehi, tristezza, vattene via! No, voglio che tu sia qui! Io sono felice, sono chi sono io? Allegro, sono il giovane. Tu sei scema. Che hai scritto? Sì. Tu ti commuovi, ma grazie alla tua indole, diciamo, da burlone. Ah, ecco. Ma grazie al tuo carattere. Ma dai, ma che bello stare qui! Rivedere tutti gli amici che ormai saranno morti tutti quanti. Non ci saranno. Vabbè, 70 anni fa. In alto c'è la tua vecchia altalena e ti emozioni di nuovo. La mia altalena! Che si allontana sempre di più da me, ma perché? Perché si allontana da me? E Telena! Ma poi cacci via la tristezza. Ma dai, che bello la Telena! Ma che divertimento! E non do la mamma con tutti i miei amici. Ma è proprio bene, è proprio... Ecco. È stato bellissimo, perché io mi diverto tanto. Ti siedi sull'altalena. Dopo tanti anni, beh, certo che è cambiato, eh. Ero piccolino, ci arrivavo in un attimo, adesso ci metto un po'. Che slancio! Aspetta che mi tolgo. Inizia a dondolare sull'altalena con slancio. Con slancio? Ma come ti siedi? Salgo da dietro perché davanti scivo. Sembri un gorilla sull'albero, per favore. Aspetta, lo facevo perché sono un burlone buffone. Vorrei farti notare, c'è stata un'ovazione. Questo ti fa capire che le aspettative nei tuoi confronti erano bassissime. Oggi è un giorno particolare, Biagio. È il tuo compleanno? No. Hai usato i social, sì, per ritrovare i tuoi vecchi compagni di giochi, i tuoi coetanei, che non vedi da tantissimi anni. Il primo ad arrivare è il tuo coetaneo Francesco. Nonno! Mamma mia! Nonno! Che le fa male? Come fa male le campe! Nonno, si metta sulla panchina che è anziano. Io aspettavo il mio amico Francesco. Io so, mi fa male l'unchia.
ciao. Ciao. Ma chi è? Ma veramente... Tu lo riconosci? Tu... Ma è Francesco. Uè, bello. Ma... E che fine... Francesco, ma che fine che hai fatto? Francesco, hai fatto una caduta esagerata. Ma vai dal parrucchiere, fatti un attimo. Vabbè, ormai è andato. Mi fa male. Che cosa? Mi fa male l'orecchio, così alla rocchia, un bastone. Un bastone. Biagio propone a Francesco di fare insieme l'altalena basculante. Dai, Francesco! Io sono il buffone burrone, ti ricordi tanti anni fa? No, io mi ricordo che tu eri scemo, e scemo sei rimasto. Scemo sei rimasto. No! Allora. Noi ti chiamavamo burlone, ma in realtà pensavamo che eri scemo. No. No. Allora, da piccoli facevate sempre un gioco molto divertente. Cioè? Cioè, vi siete... Vi sedevate sull'altalena basculante. Questa? E poi ogni qualvolta uno dei due si trovava in alto, poteva offendere gratuitamente l'altro. Ma veramente? Dai, siete Ti ricordi? Giù. Sì. A lui è sfuggito come ha perso la memoria, ma io non lo ricordavo a memoria. Non mi ricordo. Hai ragione. Dai, siediti là. Aspetta, mi fa male la natica. La natica. Dai. Aspetta, dai, aspetta, che ce la facciamo. Aspetta. Dai, che arriva, arriva. Vai. Aspetta un attimo. No, aspetta tu. Scemo, sei un bimbo scemo, sei un cretino e non hai i dentini. Ce la facciamo? Ma che le 150 kg? Forza! E non va! Oh, vai! Rilassati un po'! Stu cretino, si imbeci! Tu deficiente! A me credi, non sto, ma sto senza polvere! Una parola, no, almeno una parola! Come senza polvere! Tra tanti suoni, una parola ogni tanto! Scemo! Ah, sta per arrivare anche Carolina, una loro coetanea, la figlia del gelataio. Era la più bella del quartiere. Ah, ma diventa vecchia pure lei. È coetanea vostra, quindi voglio dire. È coetanea nostra. Che hanno? La figlia del gelataio. Mi fanno male le piante del pero. Buonasera. Aiuto. E capita Ricciarella. Come va? Ma di dov'è lei? Non lo so, sono... Di Palermo? Sì, è di Palermo. O di Catania? Sono di Palermo. È di Palermo, un po' di Catania, un po' di Palermo. Ma la mamma è catanese, il padre è palermitano. 72. 72 anni. Capita Vicchianella. Com'è bella Vicchianella. Carolina svela il segreto della sua giovinezza. Ah, c'è un segreto lui. C'è un segreto, perché mio Qual papà... Qual è? È gelataio e mi ha messo nel freezer. Però dopo la seconda volta scongelata le devi buttare. Ti ha appena scongelato. E poi ti dobbiamo consumare subito allora. Prima che si rovina. Tutto immaginata. Voi presi dall'entusiasmo fate un balzo. Per andare bello con questi balzi per svincolarvi dall'altalena fate un balzo. Scusami, io le si arrabbiato. Mi fa male la rina, mi fa male la rina. Biagio propone a Carolina di provare l'altalena come ai vecchi tempi. Carolina, ti ricordi tanti anni fa quando eri bambina? Andiamo a fare l'altalena insieme, dai. Andiamo a ondulare, dai. Anche Francesco si unisce a loro. Si è tutto l'impermeabile, di solito c'aveva l'impermeabile. Si spogliava il pane. Dai, tesoro, tanto se cade c'hai l'airbag. Tesoro, è un po' alto qui, tesoro. Dai, guardate che tenerezza, aiuto! Quell'altro dietro, che tenerezza. Che bello, ti ricordi quando giocavamo nel parco? Tombo la campana, contola, contola. Elvis. Francesco invece propone di giocare a nascondino. Oh, ragazzi! Sì. Ragazzi! Dici, allora, venite, dici. Venite. Aiuto! Vi ricordate quando giocavamo? Vai, Biagio, vai. Che giocavamo che uno si metteva in un...
una parte nell'altra. Sì, mi ricordo, mi ricordo. E tu ci dovevi cercarci. No, vabbè, perché io ogni turno. Facciamo andare a nascondere Francesco. Faccio tanto. Francesco. Dai, conta fino a 10, dai. Ci mettiamo tre quarti d'ora, ce l'hai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20. Dove sarà mai? Non c'è, io non lo vedo. Ma dove sarà? Ma dove sarà? Dove sarà non mai? Si vede. Ma senti. Ma sento una puzza di vecchiume, di qualcosa. qualcosa di vecchio. No. Questo già c'era. Questo è antico, me lo ricordo. Ma secondo... E questo. Tana! 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 Guarda, ci è riuscito. Mi Francesco, insulta- Tana, ti ho scoperto! No! Oh, uè, oh, ma ha visto! Ciao! Il figlio è di stato un figlio. Molto bello! Non mi cadere addosso! Allora, mi tengo! Allora, sul vecchio albero c'è ancora inciso il cuore che Carolina scolpì da bambina, perché lei amava segretamente questo bambino, perché ah, era... Ah, c'è... Scritto là! Il bastone! Dove va? Ah, dove il bastone... Va? Cioè, ah, perché lei era innamorata di questo pugile? Sì, perché scritto, questo è il figlio del pugile, era quello più prestante, quello più fisicato, quello più atletico quello della scuola. Quello più odiato da noi, invidiato da noi. Era innamorato di sé. E questo era bello, alto, moro, muscoloso... Palestrato. Grosso, palestrato, con i pettorali, e con le gocce. Io e infatti arriva Emanuele. Certo. Vabbè, ma non si fa così. Noi siamo allora... Raga, sono il figlio del pugile. Ma questo è... Aida! Ma perché? Ma come sta? Che è successo? Una brutta fine. Ma come stai bene con questi capelli? Sì, come stai bene tu? Grazie, mi devi credere. Se mi Giuseppe vende. No, voglio sapere perché. Aiuto! Voglio sapere perché avevo una cotta per Einstein. No, questo lo devi spiegare tu a noi stanotte. Oh, raga, io sono il figlio del pugile. Quindi, la signora che... Signor. A te tuo padre non dà congelato, da me si prova dentro un forno. Ti è bruciato il cervello. La signora. Ma lei, che cosa le è successo? Io sono Francesco, quella signora. Ah, no, signora. Mi sembrava che... Sei stato investito? Sì. I quattro finalmente, finalmente sono tornati insieme e giocano ai loro giochi preferiti. Dai, giochiamo al dottore all'ammalato. Vieni. No, che ammalato, ruba bandiera. Io mantengo la bandiera. No. Ma allora non è vero che si è tenuto bene. No, era tutto un finto, tutto un recito. Eri tutto un finto. Io sono bellissimo. Alla coppietta un po' di intimità. Scusate. Si segue. Ma anche no. Sì, un po' di intimità. Un po' di intimità. Si sieda. No, ma non mi tocchi. Si alzi. Fermi. Rimanete così. E anche voi, lì, fermi, immobili, sul divano. Non cambiate canale. Ci vediamo tra pochissimo. A stasera tutto è possibile. Bentornati a stasera, tutto è possibile. Siamo al momento della stanza inclinata e vediamo dove le avevamo lasciate. Ci stiamo divertendo tanto nel parco. Mamma mia, che bello rincontrare tutti gli amici di una volta. Allora, viaggio alla vista di questa coppia si commuove. Me li ricordo quando erano bambini. E si incidevano sul tronco dell'albero, i loro cuori incidono. Allora. E adesso vederli ancora qui. Va bene, bacio. Vedere lui mi fa veramente... Commuove. Mi prende lo stomaco, guarda. Ti devi sedere. Grazie. Come sta andando? Signora. Signora. Guarda. Mi sta raccontando. Tesoro. È tempo del loro gioco preferito. E qual è? Il salto con la palla. Dai, a pelle, pia. Adesso, Biagio, piantala. Ho fatto una esagerata. Prendi la palla. Piantala. Ora, ecco qua. Dai. Prendete una palla a testa. Dai, pianta. Prendete una palla a testa. Lei c'è una vecchia signora. Dai, dai, dai.
insieme, allora. Con orgoglio e soddisfazione, che ci divertiamo. Chi arriva ultimo all'altalena paga pegno. 3, 2, 1, via! Ma ragazzi, è difficilissima questa. Le gambe. È arrivato lui prima. Forza! Ma come si fa? Vai. Arriva all'altalena. Vai. Secondo! Ho arrivato secondo! Ma perché tu sei giovane? Secondo! Perché tu sei giovane! Ecco, arriva anche nonno Francesco! Ha fatto amicizia Emanuele con il giochino. Ho visto. Ah, si stanno stringendo un rapporto. Dentro. Mi è piaciuto. La giornata è stata memorabile. Chi se la dimentica? La reunion non può che finire con un bel video postato sui social. Dai, raga, facciamo un video. Sì, ragazzi. Vai. Fate un applauso a Biagio Izzo, Francesco Balantoni, Carolina Rei e Mina Fo.